calcio di punizione in favore del Bari. Fa rettificare la posizione della battuta l'arbitro Lobello. Sulla sfera Maiellaro, parte il tiro di Maiellaro, il colpo di testa è stato di Lorenzo, un altro colpo di testa, si inserisce Monelli, è messo giù Monelli da Marino, calcio di rigore in favore del Bari. Esattamente al 42esimo minuto di gioco, calcio di rigore in favore del Bari per un intervento di Marino su Monelli. L'intervento è stato di Marino su Monelli, l'arbitro Lobello ha subito indicato il dischetto del rigore alla battuta del penalty, lo stesso Monelli. L'arbitro Lobello sta invitando tutti i giocatori a rimanere al limite dell'area di rigore. È tutto pronto per la battuta, parte Monelli. Parte Monelli, calcia ed è il gol 1-1. Ha pareggiato il Bari al 43esimo minuto con Monelli su calcio di rigore. Primo piano per Paolo Monelli, mentre è inquadrata anche la curva nord. Fa ripetere il rigore Lobello, evidentemente qualche giocatore era entrato nell'area di rigore prima che Monelli calciasse. Parte il tiro di Monelli e questa volta Monelli sbaglia. Protestano i giocatori del Bari, vedete inquadrato Paolo Monelli. Dunque il risultato è sempre fermo sull'1-0, Monelli ha segnato il primo rigore, l'arbitro Lobello lo ha fatto ripetere e nella ripetizione Monelli ha calciato fuori. Probabilmente l'arbitro ha fatto ripetere il rigore perché qualche giocatore era entrato in area al momento del tiro.